Allora, Sindaco, si apre questa struttura. Oggi il Presidente ha chiesto di vederla tutte le domeniche qui quando si gioca in casa, insomma, al di là della battuta, però oggi è veramente una giornata storica per Scordia. Sì, compatibilmente con Benvenghi cerco di essere presente a questa iniziativa, così come anche alle manifestazioni sportive e anche alle altre società sportive, perché è importante, come dire, seguire lo sport, è importante che le istituzioni siano vicino alle società sportive. A me ovviamente fa piacere che oggi abbiamo al meglio inaugurato, diciamo, l'agibilità del nuovo impianto sportivo con una bella vittoria, e speriamo che sia la prima di tante altre questo campionato che, come ho pronunciato, sarà sicuramente difficile ma esaltante, perché tutti i mezzi e gli strumenti ci sono per poter far bene. Bene, chiudiamo l'aspetto del sindaco, adesso parliamo del collega giornalista. Che partita ha visto? No, una partita molto sofferta per il primo tempo, soprattutto nel finale abbiamo visto quel palo, purtroppo ha macinato tanto gol, tanta azione, come si vuol dire, lo Scordia, però non ha finalizzato, si scava la beffa. Nel secondo tempo è riuscito a trovare gli spazi giusti, sono uscite le potenzialità che ha tantissime lo Scordia, e poi ovviamente si sono allargati gli spazi, e per lo Scordia è stato semplice chiudere con un 4-0. Risultato giusto? Risultato ampiamente, abbiamo giocato con una porta, non credo di essere di parte, dicendo che abbiamo giocato una porta tutto il tempo, poi nel secondo tempo abbiamo raccolto i frutti di una superiorità netta dello Scordia.